Eccolo Steve Adonai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme. Buongiorno, buon sabato, ovviamente auguriamo a tutti quanti un grandissimo e rilassante weekend. Oggi c'è la partita Lazio-Juventus decisiva per la corsa al quarto posto, giocheremo alle 6, quindi probabilmente farò il post partita per evitare di fare un video appunto a ridosso della partita stessa. E ovviamente prima di partire col contenuto di giornata molto ricco, vi chiedo come al solito di lasciare un bel pollicione alto alto e poderoso se vi è piaciuto il video, è stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla postatura di ogni video. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, direi di partire da un argomento molto carnoso per poi passare anche alla formazione e alle ultime idee di Allegri prima di Lazio-Juventus, perché ci sono delle novità sul, diciamo, l'indagine della Procura di Milano rivolta alla situazione della Curva Nord e questa associazione con l'Andrangheta, perché come abbiamo detto va avanti ancora ad oggi questa indagine sui rapporti della Curva Nord, l'Inter e la criminalità organizzata, nello specifico con l'aiuto dell'Andrangheta da fuori con i suoi satelliti. E il Fatto Quotidiano ha reso noto i verbali dell'interrogazione, cosa che prima non c'era, a cui appunto due dirigenti dell'Inter hanno preso parte, e parliamo appunto del presidente dell'organismo di vigilanza, cioè l'avvocato Adriano Raffaelli, e il senior security manager Gianluca Cameruccio, e il venerdì 15 marzo davanti alla commissione consigliare del Comune di Milano proprio per l'antimafia. Come emerso da tempo, diciamo che tutto è cominciato dall'indagine della Digos, fatta sui due omicidi del 2018 e 2021, in cui ne fecero le spese, diciamo, e pace l'anima loro, poveretti, Vittorio Boiocchi ed Ede Bellardinelli, i due ragazzi scomparsi appunto in questi atti violenti. Quindi vedremo cosa succederà, ragazzi, e se uno va a scavare a fondo in questa vicenda viene fuori un pandemonio. Sta adesso, come al solito, cominciare ad aprire dei fascicoli, perché se viene fuori questo viene fuori un grandissimo vaso di Pandora e scopriremo un sacco di giochi di potere, tangenti, aiuti dalla politica. Però c'è voglia di andare a scoprire questo vaso o si ha paura di qualche minaccia, no? Perché visto che comunque anche Chinè, quando ha parlato dell'Inter, aveva paura di fare dei nomi, aveva paura di prendere iniziativa, magari anche lui ha paura di qualcuno che lo ha minacciato. Non lo possiamo sapere, però possiamo solo fare ipotesi. Quindi io volevo fare solo un incipit su questo argomento, perché mi preme denunciare ovviamente tutto il losco che questa società sta facendo. Poi, per chiudere questo capitolo anche dell'indagine dell'inchiesta Prisma e di un filone nello specifico che riguardava noi, cioè quello sui bilanci, c'era un piccolo, diciamo, filone, se vogliamo, che riguardava invece la questione dei mandati fittizi agli agenti procuratori. Anche qui si è concluso con un nulla di fatto, perché nessuno è stato condannato, non c'è alcun mandato fittizio, quindi non si tratta di intermediari senza contratto che aiutavano i rapporti tra la società Juventus e altre società, e quindi anche qui questa volta tutti assolti. Era doveroso dirlo, perché appunto questo filone faceva parte del inchiesta Prisma, quindi plusvalenze, manovra stipendi e partnership opache. Quindi una buona notizia finalmente sulla Juventus. Ma adesso, guarda caso, perché ci assolvono? Perché il loro compitino è già stato fatto. Quello di buttarci fuori dall'Europa per un anno? Accomplished. Quello di toglierci 10 punti di penalizzazione e non farci andare appunto nelle prime 4? Perfetto. Quindi adesso hanno fatto quello che dovevano fare, il marcio è venuto fuori, si è capito che non dovevamo essere condannati, ormai è troppo tardi, perché una sentenza non può essere impugnata e modificata, e quindi adesso la Juve la lasciano stare, perché il loro intento era solo quello di disturbarci, non farci vincere più, per l'invidia, per il rosicchiamento che avevano per i 10 anni di vittorie, ma anche perché ci eravamo impuntati con questa storia della Superlega. Ecco, è venuto fuori tutto. Però adesso vogliamo giustizia anche per quelle società che veramente rubano e veramente fanno delle robe losche. Quindi, ecco, tanto lo sappiamo che alla fine non succederà nulla. Ecco, andiamo avanti. Per quanto riguarda la partita, allora, dovrebbe essere questa la formazione, poi salvo modifiche in base alla rifinitura di stamattina, con un'idea folle, già spuntata nel web, che Allegri possa mettere De Sciglio titolare. C'è questo...
questo rischio, perché è già successo con Sandro, vi ricordate, eravamo sicuri che giocasse Gatti e poi Allegri ha guardato Sandro, l'ha visto in forma, l'ha visto pronto, no, per fare il leader della difesa, secondo lui, e l'ha messo titolare. Quindi, ecco, scesi in porta, e su questo non abbiamo dubbi. Gatti, Bremer e Danilo, come pensavo, Allegri preferisce andare su Danilo, forse anche per l'esperienza, come ho detto, perché in queste partite cruciali, come è successo anche in Inter-Juventus, si è fidato più di Danilo e non di qualcun altro. Quindi, insomma, mi aspettavo questa decisione. Per il centrocampo direi, ecco, sono contento per Ilin che giocherà, perché Costa ha avuto qualche problemino, è in grande spolvero, è in forma e sono convinto che non ci farà rimpiangere nessuno. Cambiaso dall'altra parte, inamovibile, è uno dei pochi che si salva sempre ad ogni partita e che dà tutto per la maglia. McKennie, Locatelli e Rabiot, trio appunto di centrali importantissimo che sta dando continuità e in alcune partite forse Rabiot è stato un po' sottotono, così come Locatelli, ma McKennie è l'ago della bilancia. Dispiace, come ho detto sempre, che Locatelli debba fare il regista basso, non è il suo ruolo, si vede, e sta facendo molta fatica. Tant'è che anche andando in nazionale, nelle partite che abbiamo giocato, soprattutto quella contro il Venezuela, ma anche quella con l'Ecuador, Locatelli in qualità di mezzala si vede che è un pelino meglio, però è faticoso, dopo tanto tempo che fa il regista, aspettarci grandi prestazioni da un Locatelli rimesso nel suo ruolo dopo tanto tempo, perché c'è anche la componente fisica, alla Juve si allena male, in nazionale ha poco tempo per ingranare, quindi insomma ci vorrebbe un po' di tempo per Locatelli per riprendersi diciamo a livello tattico e ricominciare a fare la mezzala di inserimento come lo è lui. Quindi io spero che se cambieremo allenatore il prossimo anno e rimarrà Locatelli, vedremo, verrà messo nel suo ruolo. E questa è una cosa che diciamo sempre, ma purtroppo non veniamo ascoltati. Per concludere, l'attacco dovrebbe essere composto da Chiesa e Kerr, ma io mi aspetto delle allegrate. Attenzione a questo punto di vista, perché non tutte le volte Allegri ha preferito bruciarsi i due migliori attaccanti subito ed è partito sempre con delle soluzioni intermedie per avere dei cambi nel secondo tempo con qualcuno di fresco. Quindi, come ho detto, potrebbe anche magari partire con un Yıldız a sorpresa e Ken per poi mettere Chiesa al secondo tempo e Miretti sotto punta o vicino ai due. Non lo so, ripeto ragazzi, è difficile pensare a quello che è nella testa delle leghe, perché sappiamo che cambia sempre idea all'ultimo, anche dopo le rifiniture e magari anche in maniera inaspettata, mettendo dentro giocatori che non stanno bene fisicamente ma su cui lui conta e su lui punta. Quindi fino all'ultimo, fino a probabilmente l'ultima ora prima del match delle 6, non sapremo esattamente se tutti questi 11 che abbiamo detto saranno i titolari veramente. Ecco, altra cosa importante che mi premeva dire è quella che invece riguarda un po' di mercato. Vi ho fatto solo uno shortlist, un highlight di un giocatore che è diciamo molto molto vicino, no? Ad aprire una trattativa con noi, e parliamo di Hermoso, giocatore che abbiamo già nominato varie volte in altri video precedenti, però adesso come non mai può essere un'occasione di mercato, perché come abbiamo detto va a scadenza, va a parametro zero. E l'Inter si è tirata fuori da questa corsa un po' perché a livello economico non sta benissimo. E poi anche perché non avrebbe intenzione di entrare in questa bagarre per avere a zero Hermoso, ma anche un po' per il discorso legato alla parte economica dell'ingaggio. Non sono convinti di quello che chiede il difensore, appunto come retribuzione, e quindi in questo momento ha altre priorità, quelle di andare a prendere nomi per l'attacco, per il centrocampo, ma non per la difesa. E questo può agevolare da un lato il Milan e da un lato la Juventus. In questo momento capirei se Hermoso volesse andare al Milan, perché fa un po' più gola per il progetto futuro e con un Ibra intenzionato diciamo a creare un grosso Milan, un grande Milan con l'aiuto della dirigenza, e una Juve che in questo momento non ha esattamente una direzione che sta prendendo. Quindi io capisco se molti giocatori decideranno di non venire da noi anche se sono veramente in lista e andranno ad altri club, perché ho detto è una situazione veramente opaca quella della nostra società, è brutto dirlo, con una società silente che non interviene mai neanche per proteggerci dai soprusi appunto del giornalismo, dell'antijuventinismo e del sentimento popolare. Quindi men che meno nel tentare di risollevarsi da questo polverone e da questa situazione veramente di debacle a livello sportivo. Quindi, ripeto ragazzi, proveremo fino all'ultimo. Se prende un giocatore così di esperienza, Atletico Madrid, che ci può servire, ovviamente ci sarà un'uscita importante con un gruzzoletto che deve entrare come tesoretto, e poi secondo me possiamo tranquillamente permetterci uno stipendio da dare appunto a questo Hermoso. Ripeto, teniamolo lì nei papabili giocatori che potrebbero arrivare, insieme a, come abbiamo detto, Kelly, Wendell,
calafiori, eccetera, eccetera, eccetera. Ripeto, secondo me molto dipenderà da chi sarà l'allenatore nella prossima stagione. Capisco anche la vostra perplessità, perché nelle parole di ieri di Allegri in conferenza si può, diciamo, provare a far trapelare qualsiasi cosa, cioè da un lato che lui sia così convinto di avere la fiducia della società e dall'altro di sapere che è già fuori e che non ha più nulla da chiedere, quindi continua a fare queste scelte scellerate anche di formazione, parlare di 11 punti su 27 per arrivare tra le prime 4, quindi con lui è imprevedibile, tutto è imprevedibile, perché ti potrebbe far credere che lui è dentro e che è nel progetto e poi alla fine è veramente fuori, no? Un po' come è successo nel 2019 quando sembrava che l'avrebbero già rinnovato e poi è stato buttato fuori pochi mesi dopo quella ultima conferenza in cui lui doveva parlare con Agnelli e c'era l'ultima partita con la Roma in cui pareggiamo 0-0 e poi sapete tutti che fu esonerato a fine maggio. Quindi ragazzi, la situazione è veramente, veramente cruciale. Dobbiamo assolutamente fare un'ottima partita stasera, nonostante un Tudor che verrà col coltello fra i denti all'Olimpico, ma soprattutto che è riuscito, secondo me, già in 2 settimane, questa altra prova che lui è un allenatore vero, a cambiare la tattica della Lazio. Perché ricordatevi, con Sarri c'era il bel gioco, no? Il tiki-taka sarriano, no? Il Sarri ball con il 4-3-3. Con Tudor molto probabilmente si proverà anche un 3-5-2, ma a uomo aggressivo a tutto campo. Quindi se lui è riuscito in 2 settimane, e lo vedremo stasera, a cambiare la tattica dei giocatori e a fargli fare quello che chiede, mi potete spiegare come mai in 3 anni Allegri, che ha vinto tutto quello che ha vinto nel quinquennio, non è ancora riuscito a dare una nozione di gioco a questi giocatori? Ditemi la vostra nei commenti, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me e da Nila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, scrivetemi in privato su Stiva Lavagna Facebook, aggiungetemi come amico, vi farò avere anche lì tutte le notifiche che non dovessero arrivarvi tramite YouTube. A presto come sempre, forza io fino alla fine.